Gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Colli a Volturno hanno preso parte nella mattinata del lunedì 3 aprile ad un interessante convegno promosso dal Plesso di Cerro a Volturno e dai referenti del progetto, le insegnanti Lidia Izzi e Nicoletta Colace, dal titolo Sua Maestà la Zampogna. Una mattinata trascorsa all'interno dell'incantevole sala convegni del Castello Pandone di Cerro a Volturno, alla riscoperta delle radici della tradizione della Valle del Volturno. A fare gli onori di casa il sindaco di Cerro a Volturno, Remo Digliani, che si è soffermato nel suo intervento iniziale sull'importanza dei valori antichi da tramandare alle giovani generazioni. Segnale ribadito anche dall'assessore regionale alle attività produttive Carlo Veneziale e dal presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, presenti in sala tra i relatori. Ad entrare nell'aspetto tecnico del progetto, Antonello Iannotta, referente del gruppo musicale Patrios, che ha spiegato come i suoni della Zampogna siano riusciti ad entrare nella scuola ed appassionare i piccoli alunni. Il sindaco di Scapoli, Renato Sparacino, ha poi ribadito nel suo intervento storico come la Zampogna sia lo strumento più antico che la nostra storia possa vantare, ringraziando gli alunni del comprensivo di Colli a Volturno per averlo studiato e valutato in ogni suo aspetto. Soddisfazione finale espressa dal dirigente scolastico Ilaria Licci, che prima dei saluti finali e delle esibizioni dei musicisti in sala ha ribadito che il piano dell'offerta formativa scolastica serve anche a questo, e cioè a riavvicinare gli alunni alle tradizioni locali proprio del territorio di origine. Uno strumento musicale che per un'intera mattinata ha saputo unire davvero tutti. All'incontro ha partecipato anche il parroco di Cerro a Volturno, Don Paolo Scarabeo, che ha portato i suoi saluti a tutti gli alunni protagonisti di questo progetto, un momento che ha unito tradizione, cultura e passione per la musica.